Angelo Sturni, consigliere del comune appunto di Roma, della capitale di Roma, del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio. Allora, il modello, le faccio una domanda secca, è o non è la piattaforma Rousseau di cui tanto si parla? Assolutamente no, Rousseau è la piattaforma del Movimento 5 Stelle all'interno della quale vengono votati non solo i candidati del Movimento 5 Stelle all'interno ovviamente di questa piattaforma, ma anche il programma oggi stesso è online, diciamo il programma del Movimento 5 Stelle sulla materia degli esteri. Tutta un'altra cosa completamente separata, forse perché probabilmente non si riesce ancora a comprendere qual è la portata rivoluzionaria del Movimento 5 Stelle, riguarda invece la nostra proposta in materia di democrazia diretta che abbiamo portato all'interno delle istituzioni e del Campidoglio. Oh, allora, quindi è fuorviante mettere insieme, mi spieghi bene, questa svolta, questa modifica dello statuto con la piattaforma Rousseau. Non è così, e così sgombriamo il capo di ogni dubbio. È come dire che il Movimento 5 Stelle intende portare all'interno delle istituzioni il principio della mobilità sostenibile. Il Partito Democratico ha capito che stavamo parcheggiando un'auto elettrica all'interno dell'aula Giulio Cesare, cioè questo è un po' quello che è successo. Il principio del Movimento 5 Stelle riguarda, diciamo, la democrazia diretta e fa parte, per carità, del nostro programma e noi abbiamo deciso di introdurlo anche all'interno dello statuto di Roma Capitale, ma stiamo parlando di strumenti e di piattaforme che esistono in tutto il mondo. Bene, stiamo inventando nulla di nuovo rispetto agli altri paesi europei. Purtroppo questo è successo. Roma Capitale non ha un regolamento sugli istituti di partecipazione aggiornato da ben 23 anni. Cioè sia centrodestra che centrosinistra non hanno mai pensato agli strumenti di partecipazione, probabilmente. E allora noi abbiamo detto iniziamo da lì, iniziamo ad aggiornare prima lo statuto e poi tutti i successivi regolamenti. Le petizioni popolari elettroniche esistono all'interno del Parlamento europeo, esistono nella Camera dei Comuni della Gran Bretagna, quindi stiamo parlando ovviamente di strumenti innovativi per l'Italia, probabilmente il Partito Democratico non li ha mai utilizzati negli altri comuni e quindi di conseguenza è innovativo per loro, ma per il Movimento 5 Stelle sicuramente è un obiettivo importante da raggiungere nel corso degli anni. Per quanto riguarda il referendum, erano previsti all'interno dello Statuto di Roma Capitale due referendum, abrogativo e consultivo. Il Movimento 5 Stelle introduce una terza tipologia di referendum, che è il referendum propositivo, togliendo tra l'altro anche il quorum. Questo per consentire che le votazioni che vengono fatte sui referendum siano valide, perché noi non possiamo ogni volta, come è accaduto sul referendum delle trivelle, spendere circa 300 milioni di euro di soldi pubblici per un voto che ovviamente non ha alcun valore. Invece i cittadini quando vanno a votare devono essere ascoltati. Questo è un po' il principio che noi vogliamo far passare attraverso questi strumenti. Quindi all'insegna della trasparenza, mi faccia capire anche in questo senso del risparmio, questi diciamo che sono i valori ispiratori. No, ma un'altra cosa sulla quale è importante che ci soffermiamo è l'ulteriore elemento che noi abbiamo introdotto all'interno dello Statuto di Roma Capitale in modo permanente, è il bilancio partecipativo. Allora, Roma è stata lasciata con 22 miliardi di debito nel 2008, 22 miliardi di debito che ci siamo dovuti accollare questa amministrazione, che sono stati poi nel corso degli anni ridotti, ma che i cittadini romani devono continuare a pagare. Allora è bene che i cittadini romani sappiano dove vanno a finire i loro soldi, e il bilancio partecipativo è uno strumento di informazione, consultazione e partecipazione, cioè dà la possibilità ai cittadini di capire meglio dove vanno a finire i loro soldi. Noi glielo vogliamo far capire, non so se il Partito Democratico gliel'abbia voluto far capire nelle passate consigliature, ma per noi è importante, perché le nostre mosse e determinate scelte vengono prese ovviamente all'interno dell'unione maggioranza senza che queste vengano condivise prima, ma al netto di questo io dovrei... Quindi strategia politica la vostra. Su quello, esatto, su quello che devo tornare. Noi invece abbiamo la fortuna che le nostre litigate le facciamo in diretta. E sono anche parecchi, onorevole Puglisi, non l'ho interrotta. Volevo precisare, perché probabilmente la senatrice, per carità, avrà letto tutti i giornali che sono usciti tra ieri e oggi, che hanno parlato di referendum online. Non si parla nella proposta di referendum propositivo, abrogativo, consultivo, senza quorum, online. Abbiamo parlato di un'altra cosa, abbiamo parlato di sperimentare eventualmente
assolutamente il voto elettronico, che è il voto all'interno della cabina elettorale, che è tutta un'altra cosa. I cittadini andranno comunque nella cabina elettorale, comunque ci sarà la discussione da persona a persona, e poi alla fine voteranno al posto della carta. Eventualmente valutiamo l'opportunità di introdurre dei sistemi più avanzati, lo sta facendo la regione Lombardia, lo sta facendo il Presidente degli Stati Uniti d'America, è stato votato in alcuni stati con il touchscreen all'interno dei seggi elettorali. Allora mi chiedo alla senatrice se anche quel voto secondo voi è falsato, cioè Trump non è Presidente degli Stati Uniti d'America? Penso proprio di sì, quindi se si mi tratta chiedo quale costo possa avere, per esempio, chiedo scusa 15, per interloquire, sono... quale possa essere il costo a questo punto di una piattaforma così avanzata per i cittadini romani, cioè per sperimentare. E 300 cosa. Milioni di euro finiti nel buco del referendum con le trivelle, ovviamente quelli non sono dei soldi che non... Se volevamo modificare il quorum potevate anche votare il referendum costituzionale a la proposta, vedo nello schermo, la questo è il tweet di Fraccaro, esatto, che dice la mafia capitale ha la capitale della democrazia diretta, con un ringraziamento a Gianroberto Casaleggio, quindi c'è un omaggio... Effettivamente a Gianroberto Casaleggio. Massimo Leoni, torno da te per le tue domande. Sì, posso fare un'altra domanda all'esponente di 5 Stelle. Ho letto di un'idea di Colomban, uno dei vostri assessori più recenti, diciamo così, che parla di addossare al bilancio commissariato tutto o parte del debito accumulato dalle partecipate per permettere loro una vita normale, diciamo così, e forse anche a noi cittadini. La ritiene una buona idea oppure è ancora tutta da discutere per quello che riguarda la vostra maggioranza? Guardi, devo essere sincero, io questa proposta ancora la sento adesso per la prima volta da lei, le dico questo, il bilancio ovviamente di Roma Capitale è stato separato nel 2008, per cui una parte è confluita nella gestione commissariale che pagano tutti i cittadini italiani e una parte i cittadini romani, 500 milioni di euro all'anno va ricordato, con l'aliquota IRPEF più alta d'Italia a causa dei debiti fatti dalle precedenti amministrazioni, e una parte, quello del bilancio ordinario, riguarda ovviamente le attività ordinarie. Ora c'è da dire, se si tratta di crediti antecedenti al 2008 può darsi di sì, ma io adesso non entro nel merito perché non conosco la proposta nel dettaglio e quindi lasciamo vedere insomma come si svilupperà, anche perché voglio ricordarlo, pochi giorni fa di prolungare la gestione commissariale di 2 o 3 anni per smaltire anche questi debiti nell'ambito del commissariamento. Guardi, la gestione commissariale, l'ultima rata che i cittadini pagheranno, ci hanno lasciato l'ultima rata nel 2048, quindi noi speriamo ovviamente di arrivare a quella data, ma resta comunque il fatto che non conosco questa proposta e quindi aspettiamo insomma di vederla concretamente. Va ricordato che pochi giorni fa la giunta capitolina della Sindaca Raggi ha approvato il rendiconto e quindi insomma un importante documento relativo al bilancio delle passate del 2016. PD. Quando però li proveranno, dice, il movimento tornerà su un 10% fisiologico di duri e puri. Che commento vi fa questa dichiarazione? Ma guardi, io non commento le dichiarazioni ovviamente del sindaco Pizzarotti, quello che vi posso dire in realtà è questo. Noi abbiamo preso la città di Roma che era praticamente sull'orlo del baratro e non solo abbiamo approvato il bilancio, un bilancio delle verità prima delle altre città, ma abbiamo cominciato a mettere in campo tutta una serie di interventi per riportare questa città ad essere veramente una capitale a livello europeo. Una di queste proposte l'abbiamo spiegata prima, come capitale della democrazia diretta, ma non solo. Anche da un punto di vista di quello che è l'apparato e il sistema dell'infrastruttura digitale. Roma Capitale per la prima volta dalla sua storia probabilmente degli ultimi 30 anni ha approvato un'agenda digitale che è un documento programmatico di una serie di interventi per dare rilancio e sviluppo alla città dal punto di vista digitale. E questa digitale. Secondo lei era ragione il fatto che il consenso nei confronti del Movimento 5 Stelle in questo momento sia superiore al PD e insomma che non sembra... Il Movimento 5 Stelle porta avanti il programma così come lo ha illustrato e spiegato agli elettori. Noi abbiamo portato all'attenzione di tutti i cittadini romani 3 punti, quello ovviamente sulla mobilità, la trasparenza e ovviamente la parte sulla partecipazione al digitale e la questione legata ovviamente ai rifiuti. Ovviamente si tratta di un percorso che durerà e andrà avanti nei prossimi anni, già molti interventi sono stati fatti, anche ovviamente sulle strade, è partito tutto il piano legato al rifacimento
dei manti stradali, 7 milioni di euro sono stati investiti. I romani non vedono l'ora, Sturni.